Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Durante la terza puntata di Ballando con le Stelle, Sonia Bruganelli ha manifestato il suo disagio riguardo al cambiamento nell'atteggiamento delle persone intorno a lei. Ha dichiarato che in passato molti la sostenevano solo perché era la moglie di Paolo Bonolis, ma ora questo supporto sembra essere venuto a mancare. Recentemente le relazioni con il mondo che la circonda sono cambiate. Prima, anche se non era considerata attraente, le persone riuscivano ad accettarlo perché per loro era importante avere un legame con lei. Ora, se non piace, nessuno sembra più disposto ad offrirle il proprio aiuto. Sebbene non abbia fatto nomi specifici, l'allusione a Marco Salvati è stata evidente. La settimana precedente, lo storico autore di Bonolis aveva twittato: «Entrare nel mondo della TV implica voler essere riconosciuti per la propria identità. Lei ci è riuscita». Fronteggiando il recente sfogo di Sonia, Salvati ha risposto: «Sonia, parlo ora e poi non lo farò più. Non è corretto dire che la gente ti critica perché non sei più solo la moglie di qualcuno. Io l'ho fatto anche quando lo eri, e tu hai contribuito a farmi allontanare da un programma a cui tenevo moltissimo. Sappi che mi susciti anche un po' di pietà». Il programma in questione è chiaramente Avanti un altro, dove Salvati aveva un ruolo fondamentale come autore e giudice, ma che l'ho visto scomparire nell'ultima stagione. Lo scorso anno Dago Spia aveva sottolineato tale assenza, affermando che nonostante firmasse il format, non era più presente in studio. Cosa è successo? Potrebbe esserci stato l'intervento di Sonia Bruganelli, ex moglie di Bonolis? Alcuni affermano che avrebbe chiesto all'ex coniuge di allontanare il suo collaboratore di lunga data. Sarà una notizia fondata? All'epoca la persona